Dino Femiliano. Scritto bene, una volta che ho scritto bene mi lo dico. Lo facciamo apposta. Allora niente, io diretta pubblicità. Niente, vabbè, io aggiungo a quello che ha detto a Giuseppe, sono d'accordo, bisogna creare sempre di più questi momenti con la voce, momenti di condivisione. Noi stiamo vivendo un momento un po' strano dalle nostre parti, perché c'è stato un momento in cui questo gruppo è riuscito a creare tanta belle cose, ma non da un punto di vista del fare, ma del come si fanno le cose. Ci siamo trovati un attimo spiazzati perché durante la campagna elettorale c'è stato questo tipo di problema, che prima si è uscito fuori con Ciro, vabbè, adesso qualcuno dirà l'altra volta sta storia di Ciro, l'abbiamo sentita un'altra volta. Io l'abbiamo detto un po' al muro, io dissi se c'era trasparenza nel percorso che si faceva con le persone, tutto il resto io ci stavo, altrimenti mi fermavo. Devo notare, nonostante ci sia stato un incontro anche con Dario, con Imma, con altri che sono venuti, secondo me è peggiorata la cosa, perché se il Movimento 5 Stelle deve essere un momento di condivisione e ci apprestiamo a essere una casa di vetro alla regione, in Parlamento, tutte altre cose, e non riusciamo a essere una casa di vetro tra di noi, per me il problema è quello. Allora io pongo la questione su queste cose qua. Allora, se c'è questo problema e nella nostra municipalità purtroppo si è creato, perché chi ha fatto campagna elettorale nella nostra zona dicendo che noi l'abbiamo abbandonato, c'è stato un qualcosa che non è, che è successo, tra l'altro ci ha attaccato sul meetup dicendo che noi facciamo riunioni non condivise, quando tutte le cose che abbiamo fatto stanno sul meetup, le cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte insieme agli altri, abbiamo condiviso il più possibile. Con... Vabbè, siamo in 7ª municipalità. Ah. Niente, io questo, se non, per me io il percorso lo posso fermare anche qui, nel senso che se non c'è questo momento in cui tutti quanti noi ci conosciamo e cominciamo ad essere veramente persone che, ma non che diciamo le stesse cose, ma che comunque ci cominciamo a conoscere davvero, quello è il punto, il sospetto, altre cose, perché proprio da questo fatto, io già lo dissi al Bombero, se non c'è questa contaminazione tra di noi di incontri, di momenti, non riusciamo a capirci, quindi... Se riusciamo in qualche modo, chi in questo momento sta cercando anche di mettere zizzania all'interno della nostra municipalità, che poi alla fine non esistono queste municipalità, perché dove sta Nando per noi? Nando dice sì, è una cosa, la proposta che c'era, la proposta è stata già fatta, quella di fare gli incontri, il problema è creare questo momento. Come diceva Francesca, non si riescono a creare questi momenti, che probabilmente tra di noi c'è quella cultura del non c'è chiarezza, allora il momento di stare vicino non riusciamo a stare. Se non c'è questa cosa, potrei chiedere di nuovo Ciro Dodolo in merito, l'ho chiamato in modo indifferente, nel senso che lui ha attaccato sul meetup. Ci stanno tante altre persone che devono parlare, Massimo, diamo spazio a tutti. Quello che ha detto Giuseppe, la venuta sul fare una riunione di tutta una riunione di quello che ha detto Giuseppe, la venuta di fare una riunione generale da voi. E così mettiamo all'ordine del giorno. Allora, io non ho nessun problema con nessuno. Questa è la cosa che deve essere chiara. Personalmente non ho nessun problema con nessuno. Non è che devono dire le cose che dico io. Non ho questo tipo di ambizione di essere quello che ha ragione. Però io ho questo difetto. Io devo conoscere le persone. Purtroppo questa è la cosa. Cioè, più di questo non riesco a fare. Se conosco le persone, come agiscono, come muovono, allora per me è importante questo. Non fare le cose, ma il come si fanno le cose. Questo è il significato che si dà a quelle cose. Concedete 5 secondi. Sono le 5 secondi. Sono 5. 5 secondi suoi non saranno mai 5 secondi. È bellissimo riconoscere la nostra felicità, ma forse abbiamo dimenticato un particolare. Chi proposta lo sa. Scusa, non partiamo da quello che stiamo facendo. Il dialogo è fondamentale. Che cosa fare per le comunali? Per le comunali 2015? Le proposte sono state lanciate. L'esposizione delle idee per ricompattare. Allora vi chiedo, che volevo fare? Grazie. Buonasera a questa bella gente. Ale. Io non scrivo più sul meetup da quasi un anno e mezzo e non lo vengo neanche a leggere. Non frequento più i gruppi Facebook e frequento raramente le riunioni.
perché sinceramente mi sono rotto il cazzo di questi litigi continui che esistono in una comunità che dovrebbe cambiare il mondo. Allora dovremmo cominciare prima di tutto a guardarci senza sospetto perlomeno queste poche decine di persone che stanno qua, perché ci sono altri 3 milioni dei 92 comuni citati per la città metropolitana che di noi se ne straimpiffano assolutamente. Tutti i consensi che abbiamo avuto, al di là dei 900, 3000 e gli altri voti che hanno avuto i nostri candidati regionali, probabilmente votano per una questione di protesta e qualcuno per una questione di proposta. Per incrementare la nostra presenza sociale, è giusto il discorso che fanno, non ricordo chi, del coinvolgimento nella municipalità di Bagnoli, dove sono stati coinvolti gli attivisti che operano su temi. Ora noi nei tanti anni che abbiamo svolto i meetup, sono tanti anni che facciamo lavoro di conoscenza, abbiamo sviluppato delle conoscenze che perdiamo tempo nel rappresentare perché nel frattempo litighiamo. Ricordo tanti litigi, abbiamo partecipato a tanti tavoli di lavoro, ma praticamente quando si comincia un tavolo di lavoro dove ci sono due galli a cantare, immediatamente si rompe il tavolo di lavoro e non si procurano risultati. Allora io invito una cosa, se ci sono delle frizioni fra uno e un altro, o si risolvono fra di loro, oppure si fanno percorsi paralleli. Non è necessario in questo piccolissimo spazio che abbiamo andare a calpestare esattamente i piedi di quello che sta a fianco a noi. Per me questa è una proposta fondamentale. Vi dico quello che faccio io. Io non faccio l'attivista in mezzo a voi, ma forse molti mi conoscono. Faccio l'attivista sul territorio. Faccio l'attivista su una tematica, condivido con alcuni di noi conoscenze molto approfondite e non metto mai la bandiera. I fatti dimostrano che io sono della mentalità che condividiamo tutti quanti. Quindi mettersi la bandiera in mano, fare i gazebo, che per carità è virtuosissimo, non basta, bisogna essere movimento, recitare movimento, conoscere quello che si va a combattere, avere le soluzioni avverso a quello che si va a combattere. Se mettiamo questa mentalità nel percorso da adesso all'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni, non abbiamo bisogno di organizzarci. Sarà la nostra testimonianza sul territorio a portare la gente a noi. Grazie. Bravo! Allora, io commento con lei. Già mi state togliendo i minuti, Francesca, abbiamo non siamo ancora partiti. Pronti? Allora, vogliamo parlare di cambiamento, vogliamo parlare di tutte le criticità ed è una cosa proprio degna che dobbiamo al percorso che abbiamo fatto, soffermarci un attimo e partire dalla criticità per poi arrivare alle situazioni. Però se prima non ci mettiamo d'accordo, perché magari stiamo soffrendo tutti per cose differenti, non riusciamo neanche a capire quale può essere il percorso per riunirci o quali sono le cose pratiche che ci allontanano. Io partirei proprio da una riflessione sulla riunione, perché secondo me invece che un momento d'incontro è un vomitatoio generale o comunque tanti spunti ma nessuno approfondito, nessuno risolto, nessuno realmente sentito. Mentre qualcuno parla di un disagio, sento mille persone, vabbè ma ci sono le emergenze, come se ci fossero sempre dei temi, delle cose più importanti di noi e del nostro stare insieme da fare. Questa cosa mi mette proprio i brividi, vi dico la verità, perché cioè il suo cronometro ogni 3 minuti. No, parlavo proprio del tuo cronometro, non è che ti stavo dicendo dei miei minuti. Il tempo standard di 3 minuti per tutti, quando magari invece ci sarebbero delle situazioni che avrebbero bisogno di essere sviscerati, delle persone che vorrebbero approfondire facendo delle domande. Prima Teresa ci ha portato un esempio meraviglioso della cosa dell'iniziativa di Capodimonte. Invece di interessarci, farci delle domande, prendere uno spunto per magari riunirci su questa cosa, l'abbiamo liquidata, vabbè brava, però mo teniamo che fa, non ci riusciamo a niente. Cioè, non mi sembra modo di fare di una comunità, no, dare questi 3 minuti, è proprio la modalità della riunione che secondo me ci toglie l'opportunità di incontrarci veramente, quindi magari se ci facciamo lo sforzo di capirne un altro che ci può invece avvicinare, interessare, incuriosire, possiamo probabilmente aprire dei varchi differenti, anche perché i rapporti personali che noi costruiamo sono la luce riflessa di un prisma che viene da fuori, sono delle dinamiche di potere che noi cerchiamo di combattere, ma che in realtà
non ci rendiamo conto che riproponiamo noi stessi quelle dinamiche di potere che invece vogliamo combattere fuori e cerchiamo di raggiungere delle alternative, delle soluzioni differenti, percorrendo però gli stessi passi che si combattono in assemblea di condominio, nelle riunioni di partito, nei circoli del PD, e poi diciamo che siamo diversi. Abbiate pazienza, ma io non capisco in cosa potremmo essere diversi se ci comportiamo allo stesso modo. O come è successo in passato, incontro persone che fino a qualche tempo fa mi parlavano di altri partiti e adesso si innamorano del movimento, meno male, magari illuminate, penso anche che però dovrebbero comprendere che il movimento non è solo buone proposte, ma è proprio un'alternativa che vuole essere un esempio differente di fare le cose. E quel fare comunità di cui tanto ci riempiamo la bocca lo dobbiamo fare seriamente, non escludendo, ascoltandoci, incontrandoci e soprattutto immaginandoci delle cose differenti, perché altrimenti il risultato sarà sempre lo stesso. Non possiamo percorrere gli stessi passi e aspettarci una cosa diversa. Ora, quando parliamo anche di come trovare le modalità per dare voce alle nostre proposte... Chi te lo dice che so passare 3 minuti? Chi te lo dice che so passare 3 minuti? No, infatti guarda, ecco, non posso provare nemmeno. Se per esempio prima parlavo di una cosa di gazebo che servono a legittimare il nostro lavoro, allora io penso che abbiamo messo un po' il carro davanti ai buoi, come quando abbiamo messo il carro davanti ai buoi con tanti incontri di municipalità che ci hanno fatto costruire dei gruppi territoriali, cioè di persone che si incontrano perché condividono lo stesso territorio, ma si dovrebbe rincontrare, venirsi incontro, secondo me, su qualcosa di più sentito che uno stesso territorio. E soprattutto abbiamo fatto questo tentativo delle municipalità, ormai va avanti dalle scorse comunali. Io dall'esterno mi permetto di dire che ho fatto una piccola osservazione, secondo me hanno avuto l'effetto più di allontanarci e di segregarci in tanti piccoli contenitori piuttosto che farci lavorare trasversalmente, perché il problema di pianura adesso è quasi esclusivamente qualcosa che riguarda la loro municipalità, mentre magari io prima dal centro storico andavo a Chiaiano per occuparmi della questione di Chiaiano e in altri territori perché mi interessavano e non perché erano della mia municipalità. Nessuno me lo vieta, però tornando alle dinamiche umane, entrando in questi gruppi, ma vi rendete conto di quanti scontri avvengono all'interno delle stesse municipalità? Perché si creano dei giochi di potere che sono dinamiche umane pazzesche. Le abbiamo viste sempre. E allora la mia proposta non è unica, dai il tempo di parlare. Ma ti rendi conto che stai urlando contro una persona che ti sta esponendo un disagio, un'osservazione, adesso sarebbe arrivata la soluzione e tu invece non me lo stai nemmeno permettendo, quindi sei arrabbiato, ma la tua rabbia la devi canalizzare contro quello per cui stiamo combattendo insieme, non certo contro il gruppo che hai avuto la fortuna. Non contro il gruppo che ha avuto la fortuna. Noi quando ci incontriamo dovremmo essere felici di vedere finalmente, dopo tutto il caos e la merda che c'è fuori, di dire: ah, sto andando a incontrare quelle persone che mi danno una boccata d'aria e la speranza di fare qualcosa di differente. E invece veniamo qua vomitando ancora e venendo qua arrabbiati. Questo non va bene. Allora la mia proposta è: visto e considerato che abbiamo visto che le municipalità forse ci dividono, qualcuno nascono dei sospetti, creano delle brutte dinamiche di potere, scontri tra questo e quello, cose interne, perché non proviamo per un periodo anche ad incontrarci fuori dalle municipalità, fuori dagli appuntamenti fissi? Nessuno ci dice che le cose devono andare calendarizzate così. Le cose nascono e si modificano sulle esigenze, su quello che ci mettiamo noi dentro, non su strutture precostruite. Questa è la mia proposta, riflettiamoci insieme. Allora, io sono Stefania, anch'io sono stata candidata e quindi ho vissuto il cambiamento di cui stiamo parlando ora, cioè il cambiamento del meetup movimento, cioè da un meetup, da un insieme di persone, amici con affinità, con passioni, con la voglia di cambiare la realtà, a una forza politica che viene riconosciuta come tale. Quindi diventa un calderone dove entra chiunque e chiunque dice: io mi riconosco in questa cosa, e tu non puoi disconoscere nessuno che dice: io mi riconosco nel progetto del Movimento 5 Stelle, ok? Eppure questo progetto è pieno di anime completamente differenti tra loro e questo l'ho potuto avvertire. In campagna elettorale io ero un extraterrestre, perché io non mi trovo con l'indicazione di voto e non esiste neanche che mi si dica il mio nome.
senza che io ci sia, senza che io abbia parlato con la persona e senza che quella persona abbia scelto, senza neanche dirmi se mi vuole votare. Ho avuto 1075 voti, però non so chi mi ha votato, non lo so, non lo voglio sapere. E sono felice così, perché pensavo noi dovevamo essere un'alternativa appunto alla politica, alla vecchia politica, a quei sistemi politici. Però mi rendo anche conto che tante persone sono entusiaste di questa novità e quindi vivono questa cosa un po' mezzo e mezzo, perché non l'hanno sperimentata. Quindi non mi posso neanche arrabbiare con quelli di Ischia che per esempio pensano di fare una cosa buona per Ischia, per farsi notare. Ho conosciuto il gruppo. Ho conosciuto il gruppo prima, conoscevo il vecchio, conosco ora Brigida che sta soffrendo. Sta soffrendo come molti di noi nel Meetup Napoli, perché siamo anime diverse. Allora c'è l'anima che si esprime nel banchetto, nel contatto, nel marketing, come vogliamo chiamare, nel dire noi esistiamo e si sente espressa così. C'è l'anima operaia che invece deve fare. C'è l'anima come me, a cui non voglio rinunciare, che non crede che fare indicazioni di voto, accoppiamento di voto, a cose varie, tanti manifesti, serva. Quanto serve mano a mano crescere come persona, perché più io cresco come persona, però io lo penso così, ma non è che un altro che è nel movimento la pensa diversamente non deve stare nel movimento. Questo no, probabilmente io non mi troverò con quella persona, non potrò lavorare bene, ma nelle riunioni saremo di nuovo tutti insieme e di nuovo tutti insieme l'ideale sarà comune. La mia proposta è questa: non ci forziamo più ognuno a essere una natura diversa. Ci sono delle piccole regole che ci differenziano da un partito e sono proprio l'avere massimo due mandati, il fatto di rinunciare a una parte dello stipendio. Ci sono delle regole, queste ci danno già la garanzia che non potrà mai essere una carriera. I personalismi, magari, per ora è anticostituzionale, ma delle piccole garanzie le abbiamo. Poi tutto quello che rimane alla nostra coscienza, rimane alla nostra coscienza. Il movimento sarà quello che noi saremo, quello che noi saremo. Quindi se va male, va male perché siamo andati male. Allora quello che io dico, la proposta è non ci forziamo per forza che tu devi essere come dico io devo fare così. No, va. Quando c'è qualcosa di veramente sbagliato, allora si ferma. Cioè, ma finché ognuno si sta esprimendo, anche se è diverso da quello che io credo sia giusto, va bene, perché lo sta facendo per il movimento. Io credo che la cosa sarebbe la tolleranza. Come abbiamo detto, il rispetto e la tolleranza. Accettiamo di dispiacerci quando qualcuno non la vede così, perché è brutto quando non la si vede così, perché si soffre, però accettiamo che siamo diversi. Semplicemente questo. Quindi esisterà probabilmente domani un altro gruppo Ischia che avrà la voglia di fare fognature, acqua, cose e lavorerà su altri temi, semplicemente. Bravo. Ma si lavorerà insieme per Ischia, così come può capitare al Meetup Napoli. Bravissima. Oriana! Sta qua. Infatti quello che manca è la tolleranza. Mimo! Vabbè, io dico cose che sono state dette in realtà perché esprimo un disagio di questa, diciamo, di queste cose che sono successe in assemblea che ho assistito l'anno scorso. Assemblee dalle quali mi sono allontanata, perché effettivamente viviamo in un mondo di conflitti, non mi vengo a cercare un altro luogo di conflitto dove invece ero venuta a cercare un luogo di rigenerazione e di ricarica. Cioè fondamentalmente ho vissuto il Meetup come un posto di... Dicevo, effettivamente, insomma... L'esigenza, quando sono nate le municipalità, che sono nate secondo me anche un po' perché abbiamo lamentato durante le comunali che ci poteva essere un'assenza sui vari territori. Prima il Meetup veniva quello di Nola, veniva quello di Giugliano ed era sempre il Meetup Napoli, l'unico contenitore perché era l'unico che esisteva. È ovvio che questo è un limite, però è anche la possibilità a chi vive nel centro storico di conoscere e di vedere e di partecipare ai problemi di quello di Giugliano. Ora io non dico che non devono esistere più le municipalità, che non devono esistere più gruppi di lavoro, che non si deve lavorare sui territori. Io credo che ci sia l'esigenza di rivedersi più spesso, perché ora non siamo più pochi, siamo molti e quindi, come diceva anche Stefania, siamo anime diverse, la diversità va rispettata, se soprattutto ci muoviamo ci arricchisce tutti e ci arricchisce pure, perché in realtà io non sono uguale a te,
però probabilmente siamo qui per lo stesso motivo, abbiamo l'ambizione, non ci siamo rassegnati che il mondo deve andare così. Allora, se il mondo non deve andare così, incontriamoci più spesso, conosciamoci di persona, quello che succede in rete, la violenza nei gruppi Facebook, la violenza sul meetup, vengono superate se io poi ti conosco e ti stringo la mano. Cioè io questo vorrei, semplicemente proporvi di rivederci più spesso come persone e portare i problemi dei territori all'interno di un unico contenitore e scambiarci le informazioni come abbiamo sempre fatto. Marco Sacco. Allora, io sono uno di quelli insomma che ha avuto più problemi nel meetup di Napoli, molto probabilmente anche per colpa mia, perché spesso mi sono fatto prendere un po' la foga e poi da qualche mese non scrivo più sui meetup perché mi sono accorto che non è uno strumento valido per potersi chiarire. Quindi sono felice adesso di potervi guardare negli occhi e poter chiarire alcuni aspetti. La condivisione. Spesso abbiamo provato a condividere dal territorio con il gruppo di Napoli alcune problematiche. Alcune volte ci è andata bene, ma spesso invece non ci è andata bene. Faccio un esempio molto molto pratico, quello dell'auditorium. Siamo riusciti a trovare 13 milioni di euro che erano stati bloccati dalla provincia per la costruzione di un auditorium a San Giovanni a Teduccio, nell'area orientale. Appena ho postato questo articolo sul meetup di Napoli sono stato attaccato sistematicamente da varie persone. Non faccio il nome, non mi interessa fare, è solo un chiarimento, un aspetto, perché sono qui per condividere con voi le problematiche del nostro territorio. Scusa, qual è l'articolo? No, vabbè, poi te lo vai a lei, sì, no, oltre la c'è Napoli un articolo, poi vabbè, dimmi te lo vai a lei. No, perché io mi ricordavo quello della lettera. Nel momento in cui sono stato attaccato non ho avuto più la forza di poter condividere, perché nel momento in cui mi viene detto che 13 milioni di euro sono della comunità europea e non si possono utilizzare, mi blocco. Non mi hanno fatto finire di spiegare che quei soldi erano della provincia, non della comunità europea, anche se fosse, per quale motivo non si possono utilizzare i 13 milioni di euro della comunità europea, quello è un altro aspetto. Ma nel momento in cui noto un'ostilità dall'altro lato, è chiaro che non condivido più niente. Quindi il problema c'è, il problema di fondo c'è. Quindi preferisco, auspico un incontro a quattro occhi con tutti quanti voi. È una cosa bellissima vedersi, parlare, discutere su queste chat, su questi meetup. Non si riesce a trasmettere delle cose, invece si riesce a chiarire molto più tranquillamente di persone. Battute molto più semplici, tu capisci la mia tonalità, capisci che sono tranquillo, non lo sto dicendo con rabbia. Quindi da mesi non scrivo più e non lo utilizzerò più, scrivo solo degli eventi. Invece dobbiamo superare. Però scusami un attimo, perché va bene dirsi le cose, però diciamo su questa questione c'era una lettera partita dalla sesta municipalità al sindaco di Napoli, quindi un interlocutore che doveva essere del meetup. Poi tu hai fatto un meetup della sesta municipalità, quindi voglio dire, ci sono tanti equivoci, però non mi sembra che tu sia stato attaccato nel momento in cui hai provato a condividere. Mi sembra che tu la condivisione dei documenti, delle cose perché tu le condividi. Allora, i nostri vale, consiglieri, cioè, oggi sono tutti consiglieri comunali, ringraziando a Dio, hanno condiviso con noi questa documentazione, vero Maria? Subito gli abbiamo inviato. Infatti, secondo me l'errore è stato anche loro in campagna elettorale, perché condividono un documento. Ma allora noi, scusate, noi abbiamo invitato tutti i consiglieri regionali, tutti i candidati. Ragazzi, se si scrive al sindaco di Napoli, si scrive la città, non scrive la municipalità. Va bene, ci può essere un errore di. Però se nei momenti in cui ne discutiamo. No, di forma, siamo d'accordo. Però nei momenti in cui. Vabbè, però nei momenti in cui scriviamo, possiamo discutere di questa questione. Per quale motivo? Però Marco, perdono, non è scritto questo. Tu hai detto c'è questa lettera, qualcuno ha chiesto anche nel merito dei documenti, ha detto stanno alla nostra sedia alla sesta municipalità. No, vabbè, però se leggi i post precedenti troverai tantissimi attacchi. Addirittura c'era una persona che scriveva. Persona che scriveva un auditorium non serve a niente, no? Una persona ha scritto una cosa del genere. Vabbè, cerco di concludere. Poi la questione del cimitero dei poderosi. Siamo riusciti a qualificare, siamo riusciti ad ottenere questa delibera. L'abbattimento della sopraelevata di Vighena. Abbiamo bloccato un deposito della qui. Sarebbe stato molto molto bello
condividere tutte queste tematiche con voi. Io posso, in maniera, posso chiederti forse... una cosa, come mai hai sentito il bisogno di aprire un meetup della sesta municipalità? Quando perché? Tu eri nel meetup Napoli. Mi spiego subito. Perché trovavo sempre quelle 4-5 persone che provano sempre a attaccare. Sono su 4-5 persone nel meetup di Napoli che stanno lì dalla mattina alla sera a scrivere contro questo, contro quell'altro. Non se ne può più. Un po' di serenità. Guardiamoci negli occhi e confrontiamoci serenamente. Questo è quello che auspico per me, per il movimento e per la città, per la, la nazione, per la regione. Bravo. Però non è... Anche la è una cosa che verrà dobbiamo fare più cittadini sì, e discutere. Stiamo più allora dovrebbe venire Adriana, però c'è una persona che ha chiesto se poteva parlare prima. No. No. Sì o no? No, perché? No. No. Alessandro, sì, su Io ho detto no, però non c'è un punto. No, io ho detto. Ma scusi, due volte no. Allora, silenzio. Ringrazio innanzitutto per avermi concesso la parola subito. E siamo alla. Silenzio! Siamo, siamo alla prima. No. Silenzio! E allora non te lo concedo. Il motivo è perché è una questione abbastanza. Vai. Non la vogliamo sapere. Silenzio! È una questione che diciamo ha afflitto un pochettino l'aria flegrea durante la campagna elettorale regionale e che purtroppo nostro malgrado sta proseguendo dopo la campagna regionale, dove io credevo si potesse stemperare, io come molti. C'è stato un attrito tra gruppi dell'area flegrea e quelli di pianura. In realtà questa cosa, a mio avviso, e avviso anche di altri, è nata per questioni prettamente personali o comunque che hanno, sono scaturite da attriti personali e che poi sono proseguiti probabilmente con un impatto politico. Su questo volevo rispondere innanzitutto a chi diceva, la ragazza di Gilda diceva che dovevamo superare la questione delle municipalità. Noi le municipalità le avevamo superate un anno fa nell'area flegrea, unendo Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Soccavo in un unico gruppo di lavoro, sul quale operavamo con un gruppo abbastanza numeroso e devo dire a mio avviso anche abbastanza operoso. Ciononostante a un certo punto si è creata una scissione, diciamo si è voluto separare un gruppo a Pianura per operare con maggior precisione sul quartiere Pianura. Io per quanto mi riguarda e per quanto penso molti ne sono d'accordo, la divisione per operare sui singoli territori la vedo una cosa positiva perché si opera in maniera più efficace. La cosa negativa nasce qualora qualcuno voglia essere allontanato. A me è capitato, è un'esperienza poco carina e mi rivolgo a Vincenzo Russo, al quale non mi posso più rivolgere perché su Facebook non so per quale motivo mi abbia bloccato, sono stato tacciato in cattivo modo da te. Allora io mi sono avvicinato a Pianura che dista a meno di un chilometro. Non vi vergognate, scusatemi, io stavo in ospedale operato in braccio fra due parti, voi siete andati a Pianura, tu e Oscar Di Maio, fino al giorno prima sono stati in campagna a Zappari a raccogliere i frutti, il signore viene a Pianura a parlare con signore, ragazzi, io, parla di me, parla tu di e lui siete venuti, io stavo in ospedale, dovevo essere operato. Sì. Dovevo essere operato, rotto il braccio a tre parti, voi vi siete permessi lui di andare a Pianura a dire Vincenzo Russo è un uomo di merda, Vincenzo siamo andati a Pianura, voi avete fatto una cosa ignobile, ignobile, tutti e due avete fatto una cosa ignobile, siamo permessi di andare a Pianura, la prossima volta chiediamo il permesso, perché quando va al gruppo e dice niente, voi avete fatto una cosa ignobile, che non ha nulla di movimento, io sono andato sul pronto soccorso. Corso. Potevo dire che una macchina mi aveva buttato all'aria, io pigliavo 70.000 euro, io sono movimento 5 stelle, io ho detto che sono caduto a casa alla sinistra, io sono movimento 5 stelle, no tu e Oscar, tu e Oscar non siete movimento 5 stelle, non siete movimento 5 stelle, non si approfitta dell'amico a raccogliere tutti della propria, che domanda gli ho, mi sono andato a screditare fino al mio gruppo a Pianura.
a lavorare, non mi hai pagato la giornata. Date la mano, chi mi vuole bene, a me pure bene a te. Tranquilli, raga, ma stavamo procedendo così tranquillamente. Ragazzi, piano piano. Allora, però Alessandro, tu stava a dire ineccepibile. Tu ne ho scardinato. Ragazzi, un po' di calma. Riequilibriamo. Ragazzi, facciamolo finire e poi dopo vi prenotate e parlate. Riequilibriamoci. Vorrei che fosse chiarito che tutte le riunioni Meetup che vengono organizzate su social Meetup sono c'è legittimità di chiunque di potervi partecipare. Essendo io un iscritto al Meetup, credevo di essere legittimato a poter partecipare invece vengo tuttora tacciato di disonestà per aver partecipato a una riunione perché non c'era un attivista. Non è il motivo. No, però Alessandro, devi dire per molto esperto. Posso replicare? Mi dispiace perché per onor di giustizia. No, però non abbiamo fatto finire Alessandro. Oscar, al momento giusto parlano tutti. Oscar, prendete qua. Facciamo dire. Noi dovrebbe parlare Adriano. Facciamo finire Alessandro. Facciamo finire. Ma io parlo dopo. Con calma, parliamo tutti. Se è ancora legittimo il fatto che ogni attivista si possa sentire legittimato nel partecipare a tutte le riunioni di Meetup, se è ancora così, io mi sentirò libero, sentirò casa, ovunque ci siano le riunioni di Meetup, ovunque ci sia un banchetto 5 Stelle, ovunque ci sia un Gazzetto, come sento casa in tutti i punti di Italia dove trovo la bandiera del 5 Stelle, così la vogliamo sentire a pianura come ovunque. Con calma, un attimo, Vincenzo non era presente, come fa a rispondere a una cosa di cui non era presente? Assolutamente. Ma ci sono questi testimoni. Perché non li fate? C'è sono 10 testimoni. Allora, 30 secondi, Marco. 30 secondi, che non giusto per risposta ad Alessandro e a Oscar perché li presenti. Aspetta, vai a sentire a tutti, se no non ci silenzio, ragazzi! Scusate! Uso tante parole d'amore, ascoltiamo. Assolutamente. Allora, è imbarazzante. Alza la voce, dai. La mia voce è abbastanza alta, penso che mi riuscite a sentire. Allora, volevo un attimo replicare ad Alessandro, innanzitutto per tranquillizzarlo, cioè questo è fondamentale, anche a Oscar perché tu eri presente quella sera. Allora, non esiste non poter partecipare alla riunione o cose del genere. Questa, non può parlare, cioè, è sciocco. No, però parla. Allora, non è il punto di partecipare o non partecipare, ma certe cose che vengono dette in assenza di altre persone sono imbarazzanti per il movimento. Ripetile. Ok. Allora, nel momento in cui tu e Alessandro venite a una riunione del Meetup, ok, che è una riunione libera, che quindi il gruppo di pianura ha deciso di fare, ok, e l'argomento centrale della discussione è la persona di Vincenzo Russo, diventa imbarazzante. Perché? No, un attimo, non è la divergenza, è sul personale. Perché nel momento in cui viene accusata una persona che di augurare il cancro dei bambini, nel momento in cui
viene accusata una persona di non poter fare gruppo perché è una persona violenta, è una persona accentratrice, è una persona con cui non si può parlare. Scusate, se noi siamo a pianura e lavoriamo tutti i giorni, ok, con Vincenzo, che un attimo ci girano, ok? Allora, non è il punto che voi partecipate oppure no. Qui non è una guerra tra noi e fuori grotta. Qui non è una battaglia ad accaparrarsi le zone. Questa è semplicemente la voglia di cittadini di pianura di essere capillari,